Salve ragazzi, ben ritrovati, qui è Mattia che parla, come potete ben capire, e oggi, anzi, innanzitutto, scusate l'assenza di una settimana, diciamo, però abbiamo avuto diversi problemi tecnici, quindi niente, passiamo, diciamo, a quello che voglio mostrarvi oggi. Oggi appunto vi porto la seconda, penso sì, la seconda analisi della rivista, dello spazio dedicato alle riviste, e oggi parliamo appunto del numero 78 di Play Generation. Allora, come potete vedere, diciamo che è un po' più scarna, un po' più, diciamo, ci sono meno cose da farvi vedere, nel senso che abbiamo un libretto dove appunto diciamo ci danno, Play Generation ci aiuta a vincere alcuni trofei, ecco. Quindi diciamo vi consiglio di prenderlo se siete, diciamo, spasimanti del prendere i trofei, ma è abbastanza interessante, ecco. Ora passiamo, diciamo, al pezzo che appunto dovrò andare a analizzare, Play Generation numero 78, 3 euro. Consiglio di prenderlo perché comunque per tenervi aggiornato potrebbe tenervi aggiornato su tutto ciò che riguarda la vostra PlayStation. Abbiamo un sommario dove appunto ci viene elencato tutto quello che ci sarà all'interno del volume. Abbiamo subito un'anteprima di Assassin's Creed 3, gioco che non prenderò perché non mi piace. Ok, so che sembra strano, ma la serie di Assassin's Creed non mi piace, quindi non odiatemi, ecco. Diciamo che qua sulla destra abbiamo una zona chiamata termometro dove appunto ci fanno vedere cosa, diciamo, sta salendo e cosa sta scendendo, diciamo, nell'ambito della PlayStation, molto interessante. E poi abbiamo uno spazio dedicato ai giochi futuristici, sparatutto, che usciranno a breve. Abbiamo appunto Ghost Recon, Future Soldier, un gioco interessante, però che vedrò di prendere. Star Orc, gioco carino, diciamo. Questo gioco, Sniper Elite V2, è veramente un gioco interessante. Vi spiego in due parole cosa consiste. In pratica siamo un cecchino nella seconda guerra mondiale, mi pare. Adesso scusate, cerco di zoomare. Siamo nella seconda guerra mondiale e appunto dobbiamo farci strada facendo fuori tedeschi e così via, cecchinando, diciamo, da varie posizioni. E vi consiglio di andare a vedere qualche, diciamo, filmato su YouTube o su altri siti, comunque, perché è davvero un gioco che merita un sacco. Anche questo gioco altrettanto interessante, Far Cry 3, un gioco, io ho giocato all'1, al 2, il 2 ce l'ho per la Play 3, e non l'ho finito perché non mi piace molto, devo dire la verità, però questo penso di prenderlo, la grafica assolutamente fantastica, cioè non trovo parole se non per dire fantastica. Poi cosa abbiamo? Abbiamo sempre un altro gioco, Spec Ops The Line, Sniper, un altro gioco dedicato al cecchinaggio. Poi passiamo, diciamo, a una zona che non mi interessa particolarmente, i giochi di ruolo. Scusate se a voi potrebbe interessare, ma a me non me ne frega niente. Sono giochi carini, comunque ho letto qualcosa, quindi vi consiglio di comprare la rivista comunque. Poi cosa abbiamo? Abbiamo la recensione di un gioco spettacolare, Mass Effect 3. Allora, io ho comprato Mass Effect 2 e penso che in questa settimana dovrò portarvi un gameplay perché dovete assolutamente vederlo. Comunque, fanno una profonda recensione e il voto finale, come vedete, è un solido, diciamo, 94, quindi davvero spettacolare. Vi consiglio di comprare Mass Effect 2, giocarci, che costa sulla 20, su 20-30 euro, quindi un buon acquisto, ecco. Poi abbiamo, diciamo, una scaletta diciamo una scaletta messa a votazione dove appunto vediamo tutti i migliori platform, le migliori avventure, i migliori sparatutto. Per le migliori avventure possiamo vedere che spicca Batman Arkham City, grande gioco, io c'ho l'uno, è finito, spettacolare. Uncharted 3, gioco che devo comprare assolutamente perché ho l'uno e il 2. Sparatutto, vabbè, i soliti che conosciamo, Battlefield 3, Modern Warfare 3, Crysis 2. Gioco sottovalutato da molti, ma davvero spettacolare. Io ce l'ho, se volete vi porto un gameplay, ditemelo. Picchiaduro, guida, party games, azione, giochi di ruolo spicca, diciamo, Dark Souls, Mass Effect 2, appunto ve l'avevo detto, ve l'avevo annunciato che era un gran gioco, e Skyrim, ovviamente. Poi abbiamo sport, abbiamo FIFA 12, online, sempre produttori, PSP, premi speciali, spero che si veda anche se ho il sole, diciamo, contro.
abbiamo sul PSN i giochi migliori, diciamo, del PSL messi a votazione e così via, ecco. Poi passiamo all'ambito delle recensioni, appunto abbiamo già visto quella di Mass Effect 3. Sempre in questa zona interessantissima dedicata al gioco Journey, un gioco che trovate su PlayStation Store sui 13 euro e che viene recensito, adesso vi mostro il voto, è davvero assurdo. Vediamo subito Street Fighter X Tekken, gioco interessante, carino, ecco, da consigliare, ve lo consiglio, se siete amanti del picchiaduro, voto 94, molto buono, molto buono. Poi abbiamo Azura Wrath, una delusione, diciamo, perché è un voto 67 e i produttori, quelli della Capcom, hanno fatto un pessimo lavoro, diciamo. Vi consiglio di andare a vedere sui siti varie recensioni, ecco. FIFA Street, un gioco interessante, voto mediocre, voto 75. Un gioco carino, diciamo, se amate il calcio ve lo consiglio, io penso di prenderlo. Ditemi voi se ne vale la pena, se ce l'avete già e così via. Grand Slam Tennis per appunto PlayStation 3. Poi abbiamo Resident Evil, Operation Raccoon City, un gioco, diciamo, un po' strano perché si discosta, diciamo, dagli altri capitoli di Resident Evil, però voto 80, quindi diciamo voto altamente positivo, ve lo consiglio. Poi abbiamo due poster interessanti, molto elaborati, ecco. Poi un gioco qui, come vedete, di pugilato, di pugilato appunto, Syndicate, uno sparatutto, diciamo che si ispira molto a Crysis 2 e a Brink, ecco, il voto 87, quindi un gioco altamente consigliato. Io adesso non, non, il prezzo è abbastanza elevato, viaggia intorno ai 70 euro, quindi non lo prenderò, però più avanti, se vi capita l'occasione di prenderlo, ve lo consiglio, ecco. Ninja Gaiden 3, diciamo che io ho visto varie recensioni su Ninja Gaiden 3 che danno un voto che non è il massimo, diciamo che si attesta intorno al 6, ecco. Quindi mi sono stupito nel vedere che il voto in questo caso, vedete, è un 79, abbastanza alto. Io non so proprio su chi far fidamento, comunque dalle immagini mi sembra abbastanza carino, anche dalla recensione, anche se alcuni dicono che è una vera delusione. Poi passiamo, diciamo, al pezzo forte, il pezzo forte della zona delle recensioni è Journey. Journey, appunto, voto 98. Un gioco interessantissimo, meccaniche fantastiche, scusate, e appunto diciamo che siamo questo pellegrino che viaggia nel deserto alla ricerca di se stesso, alla ricerca di un qualcosa per motivare la sua vita. Davvero, davvero interessante come gioco, voto 98 su 100. Poi passiamo, diciamo, all'ambito PS Vita, parliamo di FIFA, come sempre, Escape Plane, Little Deviant, qui vado un po' più veloce perché non ho la PS Vita, quindi mi interessa poco, Ninja Gaiden Sigma Plus, Ridge Racer, solita pubblicità. Scusate ragazzi, ho un po' di abbassamento di voce, però sto poco bene ragazzi, cioè con questo, diciamo, primavera alle porte, già arrivata, sono pieno di allergie, quindi la voce non è il massimo. Poi passiamo al meglio del PlayStation Store, se vi interessa è una buona zona. Poi qui si apre un confronto fra i migliori picchiaduro. La vittoria va sicuramente a Street Fighter 4, ve lo faccio vedere un attimo, cerco di zoomare il più possibile. Vedete Street Fighter 4, gioco consigliato, gioco buono per qualità e prezzo, ve lo consiglio. Passiamo dopo, scusate un attimo di silenzio, ma pensavo che mi suonava il telefono. Passiamo ora, diciamo, alla zona della posta, una zona appunto dove si vengono a scoprire interessanti cose, interessanti dubbi e risposte ovviamente a questi dubbi. La zona dei vari giochi, azione, guida e azione, buongiorno, azione, non azione. Azione, guida, sparatutto, musicale, sport e così via per PlayStation 3, poi per lo store. Successivamente metteranno quella PS Vita. Ora ci avviciniamo, diciamo, alla zona conclusiva della mia analisi e parliamo di Prototype 2, un gioco sempre interessante. Io dico che tutti i giochi sono interessanti, cioè io li comprerei tutti, ecco. Un gioco interessante, io non ho giocato all'uno, però forse lo prenderò l'uno perché ho visto che costa davvero poco, quindi vi farò sapere, vi farò un gameplay. Un gioco di macchine, andiamo qui.
Poi appunto finisce l'analisi, ecco, finisce, ci vediamo il prossimo numero, è il 23 aprile. Chiudo, riassumo tutto, eccoci, ben, ben, tutto qui. Quindi ragazzi, se vi è piaciuto il video, se vi piace come ho parlato, so, scusate se non ho una grande voce oggi, però avete capito la mia situazione, lasciate un mi piace, vi ricordo, abbiamo mandato il video a Gimba Network, spero di vincere il Game Capture HD, lasciate un mi piace e niente, ci vediamo mercoledì. Ciao ragazzi, ciao ciao!